Amiche ed amici, bentrovati sugli schermi di Sportme da Marco Laguidara per il racconto del match valido per la categoria giovanissimi provinciali under 15. In campo ci sono la Next Gen Fair Play Messina contro il Trinacria, padroni di casa che si schierano con Fiumara, Sagribeni, Costa, Lazzara, Giostra, Sturniolo, Morabito, Giliberto, Lasmè, Nuccio, Di Natale. Rispondono i padroni di casa con Mister Saporoso che sceglie Dison, Giordano, Cardullo, Barbera, Ragno, Arena, Marabello, Messina, Russo, Santoro, Mazzù. A disposizione ci sono Mangano, De Domenico, Montalbano, Basile, Ferlazzo, Baluci, Granata, Fiorentino. Completo giallo per il Trinacria, maglia blu invece per il Fair Play Next Gen. Squadre schierate, tutto pronto, primo pallone per il Trinacria. La prima chance però è per la Fair Play Next Gen con questo doppio tentativo da parte di Di Natale. Copre bene Dison e poi l'11 non trova il pallone. Occhio alla pressione, il pallone rubato dalla Fair Play Next Gen. Ancora un pallone per Di Natale, ancora Dison a dire di no. L'azione di corner, il pallone spiove in mezzo, occhio che la porta è vuota, il rilancio, il pallone resta lì, Dison, colpo di reni del numero 1 del Trinacria a lasciare ancora una volta la porta inviolata. Sagribeni, il tocco arretrato, arriva il cross in mezzo da parte di Morabito, la girata, pallone che resta lì, il destro a sbloccare il match da parte di Lasmè, l'esultanza alla Mbappé. Da parte del numero 9, rivediamo, si fionda sul pallone e trafigge in mezzo alle gambe Dison. Ancora occasione per la Fair Play con questo pallone in mezzo, Dison, colpo di reni, allunga sopra la traversa. Ancora azione di calcio d'angolo, ancora un pallone messo in mezzo, sempre la parata di Dison, attento stavolta a neutralizzare il colpo di testa da parte di Nuccio. Arriva un tentativo anche da piazzato, stavolta però non serve l'intervento di Dison. Pallone recuperato, occhio al pallone buono per Lasmè, si accende Lasmè, rientra, uno sguardo in mezzo col destro di prima intenzione da parte di Nuccio. Dison cancella anche questo tentativo, Di Natale finisce giù, calcio di rigore dice il direttore di gara, la chance dal dischetto per la Fair Play Next Gen. Dal dischetto va Sturniolo, Dison risponde a mano aperta, ancora Dison a negare la ribattuta di Morabito, che gran doppia risposta da parte di Dison che esulta anche col pugno, rivediamola, paratissima a mano aperta di Natale. Risponde però ancora la Fair Play Messina col destro ad incrociare dove arriva Lasmè che non riesce però a trovare il gol del 2-0. Risposta Trinacria affidata a questo tentativo da parte di Messina. Para però Fiumara e blocca il tentativo. Pallone per Di Natale, protegge la sfera, poi il dai e vai ancora Di Natale, si invola Dison, l'uscita anche con i piedi del numero 1 del Trinacria che sta letteralmente tenendo in piedi i suoi. Stavolta il pallone è buono per Di Natale davanti al portiere. Di Natale sceglie la soluzione in mezzo, arriva il gol a porta vuota da parte di Nuccio che firma il 2-0 per la Fair Play Messina Next Gen. Ragazzi in maglia blu che così mandano in ghiaccio il match sul tramonto del primo tempo. Nel secondo tempo arriva subito un doppio cambio con l'ingresso da parte di De Domenico, dentro anche Granata. Sempre a spingere la Fair Play Next Gen, sempre col numero 9 Lasmè, 3 contro 1 ancora Lasmè, rientra Ragno, Lasmè di punta, firma la doppietta personale, arriva anche il gol del 3-0. Si apre subito nel migliore dei modi la seconda frazione per la Fair Play Next Gen. Rivediamo il tocco di punta del numero 9 a firmare la doppietta personale. Ancora Lasmè, imprendibile, rientra sempre Lasmè. Guarda in mezzo, il tocco dietro per Nuccio, si gira su se stesso. Ancora Nuccio, prova il destro ad incrociare Dison, scorta però il pallone fuori. Pallone per Di Natale, la difende col corpo, il tocco per Nuccio, guarda la porta, Nuccio trova la doppietta personale, il numero 10 firma il poker per la Fair Play Messina, arriva anche la rete del 4-0 con il proprio numero 10, rivediamo il destro che non lascia scampo a Dison. Altri cambi per il Trinacria, ingresso di Mangano e anche di Basile.
Si lotta in mezzo al campo, pallone preso da Costa, accelerata di Costa, va via in mezzo a due, poi appare scompare, ancora Costa guarda la porta, la cerca col mancino, non riesce ad incrociare, ma grandissima azione del 3 in maglia Freple Messina. Altro cambio con gli ingressi da parte di Montalbano e di Ferlazzo. Nuccio, avanza Nuccio, guarda la porta, ce l'ha sul destro, poi la sterzata, ancora Nuccio, prova con l'esterno, la traversa, a dire di no alla tripletta del 10. Punizione, ci prova il Trinagra, che andrebbe anche il gol con questo mancino di Basile, però il direttore di gara ravvisa una posizione di offside, control Z, quindi si resta sul punteggio di 4-0, che viene qua rimpinguato con il destro da parte di Di Natale, che così trova anche la propria gioia nel match, firma il 5-0, tutto l'attacco del Ferplay Messina andato a segno con il destro del numero 11. Ancora Ferplay Messina, pallone scaraventato in mezzo, palla che sfila via sul secondo palo, se ne impossessa Giliberto, si ferma la difesa del Trinagra chiedendo il fuorigioco, il numero 8, però depositi in rete il gol del 6-0. Ancora sulla destra Di Natale, il tocco in profondità, arriva questo tiro a metà fra un tiro e un cross, coglie in pieno la traversa, Di Son non poteva farci nulla. Altro cambio, stavolta è il turno di Baluci. Sull'out mancino va via Giliberto, ancora Giliberto, scarta tutti ma non Ragno, che rinviene su di lui e concede soltanto il calcio d'angolo. Dal corner è battuto il pallone in mezzo, arriva il salvataggio di Ferlazzo sulle linee di porta, poi azione che prosegue, nessun pericolo però stavolta per la porta di Dison. Da una corsia all'altra il tocco in mezzo per Di Natale, che trova da posizione defilatissima un dolce pallonetto che vale la doppietta personale e il gol del 7-0. Rivediamo il pallonetto di Di Natale. Ancora Ferplay Messina, ancora un pallone messo in mezzo, sempre sulla linea di porta. Ferlazzo davvero decisivo, grandissima giocata del 17, complimentato anche degli avversari. Riapprezziamo il bel gesto atletico col colpo di testa a salvare la chance sulla linea di porta. E l'ultima emozione del match, non c'è più tempo, termina al Marullo Bisconte per 7-0 la vittoria della Ferplay Messina sul Trinagra nel match valido per il campionato giovanissimi Under 15. Da Marco Laguidara è tutto, appuntamento se vorrete sugli schermi di Sportme.